Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel canale. Oggi video unboxing di cose da edicola in collaborazione con la Sip Toys, Sip Edicola appunto. Mi hanno inviato 4 blind bag delle Turb Happy Car, che sono praticamente delle macchinine che quando si scontrano tra di loro oppure tra gli oggetti, eccetera, fanno anche delle capriole. Le blind bag in questione sono queste qua, non sono tanto grandi, sono piccoline. Probabilmente ci sarà anche il magazine insieme, ma questa volta non c'era non me l'hanno inviato, insomma, quindi non ce l'ho da farvelo vedere. Allora, c'è scritto Turb Happy Car con la forza delle quattro ruote motrici scala gli ostacoli e fa mille capriole. Ce ne sono 12 da collezionare e sono appunto macchinine, diciamo double face, perché hanno il disegno sia sopra che sotto, ho già visto, diciamo. E sono davvero divertenti, soprattutto per giocare, magari anche, non lo so, adesso che è estate, fuori in cortile con gli amici. Secondo me sono veramente divertenti e carine. Vi farò vedere anche dopo come si comportano, diciamo, quando sbattono tra di loro oppure quando incontrano ostacoli. Per adesso andiamo ad aprirle. Allora, vado ad aprirle proprio così come riesco. La vedo già che è rosa, quindi iniziamo bene. Allora, vediamo un po'. Che carina! No, ma carinissima! Allora, no, vabbè, ma è carinissima. Allora, guardatela che bella rosa. No, adoro. Allora, è rosa con questi occhietti qua. E sopra c'è scritto I love Race ed è la numero 77. Qua ha anche il bacio praticamente delle labbra, quindi direi che è una macchinina femmina. E dietro c'è praticamente scritto I love Race e 77, così. E come vedete è molto, diciamo, è una macchinina di quelle che si vanno a caricare così e poi partono. Dopo vi faccio vedere bene come funzionano. Adesso vi faccio vedere intanto le macchinine. Questa è la prima che ho trovato e mi piace tantissimo, molto simpatica, molto bella. Poi andiamo ad aprire la seconda. Allora, la seconda è tutta azzurra invece, vediamo un po'. Allora, eccola qua. Wow, che simpatica anche lei. Allora, lei è tutta azzurra, non ha scritte, ma solo il numero 61 e questa faccina qua, così. E dietro, appunto, al numero 61 c'è scritto Fiamma Blu, quindi probabilmente il suo nome. È molto lucida, fa un po' l'effetto nella finestra che ho davanti. E anche lei, appunto, è di quelle così, ovviamente. Dopo le andiamo a vedere, chissà che capriole fanno. Devo posarla qua, sta ferma? No, ferma. Stava partendo. Vediamo la terza. Allora, la terza mi sembra nera. Sì, nera, wow. Allora, vediamo un po'. Oh, che carina. Allora, è nera con una faccia molto, come posso dire, aggressiva. Guardate, molto, sono spietata. E la numero penso 60 o 09, dipende un po' da dove, come si vede, o la 09 o se si gira la 60. Però penso la 60 perché dietro ha queste ali praticamente, oppure la 09, non lo so, forse la 09. Vabbè, comunque è questa qua nera, nera con questi occhietti qua e questo super occhio che dice vedo tutto. E andiamo a vedere l'ultimo pacchettino, vediamo che colore è. Ops, è di nuovo rosa, vediamo se è uguale alla prima. Sì, è di nuovo la rosa, che in effetti è la mia preferita, quindi ci sta anche che sia doppia. Di nuovo lei. Eccola qua, quella che vi ho fatto vedere prima. Ok, adesso proviamo a vedere come si comportano queste macchinine. Ok, mi sono trasferita in corridoio per farvi vedere la porta. Come vanno, come funzionano queste macchinine? Allora, proviamo prima quella nera, l'andiamo a caricare. Wow! Ma fa un sacco
sacco di evoluzioni. Ok, proviamo la rosa adesso, eh. Super! Anche lei. Proviamo anche l'azzurra. La cerco di mettere tra loro due, vediamo cosa succede. Oh, ha fatto un incidente contro la nera. E spediamo anche l'altra rosa. Wow, questo è dato di matto, ha fatto delle capriole super. Proviamola di nuovo questa qua, quella azzurra, vediamo se la parcheggio in mezzo alle altre due, se riesco. Non proprio, non ho preso bene la mira. Comunque ragazzi, queste sono macchinine veramente divertenti e favolose per i vostri bambini o anche le bambine, perché per esempio questa secondo me può piacere molto anche alle ragazzine, alle bambine, perché è rosa ed è super bella, super carina. E nulla, fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate di queste macchinine pazze, possiamo chiamarle così, di queste supercar che fanno le evoluzioni, che fanno le capriole e che sono anche molto divertenti e carine da vedere. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!